Buongiorno e signori esercitanti. Anche quest'anno, Sua Eminenza il Cardinale Goffredo Beccaris ha voluto degnarsi di presenziare all'inaugurazione dei nostri esercizi spirituali. Hai sentito la radio stamattina? Sì, alle 7 e alle 7 e mezza. Che dice dell'epidemia? 10 casi alla periferia di Roma e 3 morti a Lecce. Ah. Adesso i morti dovrebbero essere 35, o no? Eh no, sono 50. Ah. Io coi conti non mi oriento mai. Com'è? Bassa. La vettura di Sua Eminenza sta percorrendo ora il viale di accesso. Si arresta dinanzi all'ingresso, dove la folla degli insigni partecipanti tributa Sua Eminenza un caloroso omaggio. Il cardinale è accolto dal devoto ossequio di Don Gaetano, direttore dei nostri esercizi spirituali e di tutti gli esercitanti. Ora alcuni dati statistici. La partecipazione quest'anno è di 103 esercitanti, mentre l'anno scorso erano stati solamente 89. Un'ulteriore testimonianza dell'interesse che questi nostri convegni vanno assumendo come occasione di orientamento nell'attuale delicata situazione. Descendamus ut ascendamus. Lo faranno Papa, troppo giovane. Dobbiamo rilevare come anche quest'anno la partecipazione sia particolarmente qualificata. Hanno assicurato finora la loro presenza 4 ministri attualmente in carica, 9 sottosegretari, 13 onorevoli, 6 senatori, 4 presidenti di società a partecipazione statale, 9 vicepresidenti, 3 direttori generali, 5 presidenti di istituti finanziari e assicurativi, 3 alti magistrati, 2 direttori di giornali, 3 presidenti di giunte regionali e molte altre autorità, sia in campo politico che economico. Ci comunicano l'arrivo del senatore Lombo, accompagnato dai figli sottosegretario Aldo e onorevole Franco, una famiglia che molto ha fatto per la sua città e per l'intera nazione. Onorevole, c'è un cambiamento. Anche quest'anno non hanno voluto mancare a questo momento di feconda spiritualità, verso cui hanno sempre mostrato grande predilezione. Per favore, padre, via, via. Non stai, Patti, non vieni. Torniamo a Roma. Peggio per lui. È da qui che bisogna ripartire, da questa occasione. Sarà tagliato fuori. Non capisci che bisogna dargli corda finché si impicchino? Ma io dico che non dobbiamo fare errori. Restiamo, restiamo. No, non sono d'accordo. No. È pericoloso. Ecco il diavolo. Don Gaetano va a riceverli. Il senatore Lombo...